Francesca Romana D'Andrea. Esatto, Francesca Romana D'Andrea. Presentatrice del festival. Presentatrice della prima edizione del Festival di San Michele insieme a Gianni Passa, diciamolo, dai, se no si offende. Allora, il programma di questa sera. Questa sera avremo sul palco tre grandissimi artisti che conosciamo sicuramente, che sono Renzo Rubino, Annalisa Scarrone e Francesca Michelin. Di primo livello, insomma, di primo piano, di serie A. Sì, sicuramente artisti che hanno vinto tantissimi premi a livello musicale, artisti che si sono fatti conoscere attraverso la televisione, quindi i ragazzi sono qui dall'ora di pranzo, si sono accampati, quindi ci sarà davvero, davvero da vedere belle cose. Quindi oggi solo canto, ieri c'è stato anche cabaret, no? Ieri c'è stato uno spettacolo comico con i comici di Zelig e Colorado e sì, musica e comicità insieme. Questa sera invece è un po' più di musica, un po' più per intenditori, diciamo. E domani continua ancora la rassegna? Domani continua sempre l'appuntamento musicale con il jazz italiano. Simona Molinari e Roy Paci saliranno sul palco di Aprilia e faranno un bellissimo spettacolo. Quindi domani, che è il vero giorno di San Michele, che è, se non sbaglio, patrono di Aprilia? Eh sì, penso proprio di sì. Ho messo appunto la statua qui proprio di San Michele. Sì, esatto, è il patrono ufficiale di Aprilia e domani ci sarà anche una bella processione per chiudere l'evento in bellezza. Il tuo prossimo impegno lavorativo come presentatrice? Tornerò in radio, dicevo prima che sono stata adottata da Latina perché io sono di Roma e lavoro a Radio Luna e quindi riniziamo il palinsesto 9:12. Tutti i giorni ti seguiremo, appuntiamo, quindi 9:12, state con gli stralunati. Va benissimo, quindi Francesca Romana D'Andrea a Radio Luna dalle 9 alle 12. Grazie Francesca, buon lavoro. Grazie a voi.